approvato all'unanimità il piano di programmazione degli investimenti di Acquedotto Lucano S.p.A. per i prossimi 4 anni durante l'ultima assemblea dei soci. Con l'assemblea di oggi i soci di Acquedotto Lucano hanno approvato le linee guida e gli interventi per i prossimi 3 anni e le finalità che hanno guidato l'azione dell'acquedotto nell'individuare gli interventi necessari per i prossimi anni sono stati ispirati alla preservazione della risorsa idrica anche per le generazioni future, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei costi e al miglioramento della qualità del servizio. La manovra economica complessiva per il miglioramento del servizio idrico integrato si aggira intorno ai 380 milioni di euro, di cui sono già disponibili 80 milioni di euro dei fondi POR previsti per il 2007-2013. 25 milioni di euro invece sono stati stanziati per i finanziamenti dalla tariffa. Si conferma innanzitutto un accordo molto positivo tra comuni e regione sulla gestione del servizio idrico integrato e di fatto l'assemblea di Acquedotto Lucano si propone con questa discussione di costruire modelli ancora più avanzati di gestione di questo servizio, vista la buona esperienza della Basilicata che si presenta nel contesto delle regioni meridionali ma anche nel contesto delle regioni italiane come sicuramente una buona attività, una buona pratica e una buona impostazione. Piena condivisione alla proposta della gestione pubblica dell'acqua del presidente De Filippo da parte dei sindaci di Muro Lucano Mariane e di quello di Avigliano Tripaldi. De Filippo ha visto bene nell'indicare il percorso dell'acqua pubblica, questa battaglia pubblica va fatta. Il problema non è questo. Questo è un fatto scontato, giusto e corretto. Il problema è come farlo, con chi farlo e come razionalizzare il problema attraverso tutti i comuni. Un tema ormai indifferibile perché l'approvazione avvenuta recentemente in Parlamento di questa legge sul riordino dei servizi che apre la possibilità a una privatizzazione indiscriminata della risorsa idrica è un grosso pericolo. Io penso che la proposta del Presidente De Filippo non è isolata perché la conferenza delle regioni è convenuta su questa posizione. Io penso che le regioni meridionali, ma un po' tutte le regioni italiane, proprio in un'ottica di protezione, se così possiamo dire, di quello che è un diritto fondamentale dei cittadini, il diritto all'acqua, alla risorsa idrica, debbano impedire che questo diventi un business incontrollato, facendo come è prevedibile lievitare i costi e soprattutto sottraendo questa risorsa alla gestione di quelli che poi sono gli enti territoriali, in primis la regione, ma lo Stato, che dovrebbero garantire una equa distribuzione ad un prezzo compatibile con le risorse finanziarie dei cittadini.